Ciao a tutti del tubo, sono Charlie e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui in un nuovo video che sarà anche probabilmente una nuova rubrica. Come avete visto dal titolo, hashtag il branco chiama. In realtà questa rubrica che porterò una volta ogni settimana, una volta ogni mese, una volta ogni tanto, dipende, perché è una rubrica che porterò quando ho voglia di portarla. Parlerò all'inizio di un po' di novità riguardo il canale, riguardo me, riguardo quello che sta succedendo, e poi invece risponderò sia alle vostre domande sia ai vostri consigli. Vi ho chiesto infatti su Telegram e anche su Instagram di scrivermi hashtag il branco chiede per farmi una domanda riguardo me o qualcosa che volete sapere, e hashtag il branco chiama se invece volete raccontarmi una vostra situazione un po' complicata dove volete un consiglio da parte mia. Quindi ragazzi, se volete vedere ancora questa rubrica, mi raccomando, lasciate un bel like. Arriviamo a 3000 like per un prossimo episodio di hashtag il branco chiama. Ora vi lascio al video, buona visione. Allora, in questa prima parte della rubrica, appunto, vi dico un po' di novità riguardo al canale. La prima riguarda me, ovvero sì, avete visto che ho fatto i capelli lisci. Quello che molti di voi non sanno è che i capelli lisci non durano per sempre. Cioè, non è che mi faccio i capelli lisci e non tornerò più riccia. Basta lavarmeli una volta ragazzi, e i capelli ritornano ricci. Me li sono tagliati un pochettino e quindi li ho fatti lisci. Però torno riccia, perché alcuni... No, stavi meglio riccia, no, perché? Si dura 2 giorni questo cambiamento. Volevo mettere in chiaro questa cosa. Volevo anche dirvi che domani parto, in realtà oggi parto, vado a Roma, e poi domani, o dopodomani, non mi ricordo, prenderemo l'aereo per andare in Spagna tutti quanti insieme. Sarà una vacanza bellissima. Io parto da Roma con Matteo e la sua fidanzata Giulia, e anche con Muro ovviamente, e niente, ci sarà divertentissimo. Farò tanti vlog e voglio fare anche qualche scherzo, qualche challenge, quindi suggeritemi qui sotto nei commenti qualche sfida da fare con gli altri, anche qualche scherzo a loro insaputa. Non ci crederete mai, ma i capelli lisci sono più ingestibili di quelli ricci, assurdo. Quindi sì, domani parto e mi sono dovuta preparare tantissimi video, tanti, e vedrete anche dei video molto belli. Tipo, domani usciranno 2 video, alle 14 uscirà la UHC e alle 20 uscirà un video con Lollo che fa morire da ridere. Guardatelo ragazzi, perché è veramente bellissimo. Perché dovete sapere ragazzi che il mio orario di pubblicazione è alle 20, massimo 20:05. Nel caso io mi dimentico di pubblicare, avverto sempre su Telegram, quindi iscrivetevi al canale Telegram che trovate nella descrizione, perché lì metto delle cose molto esclusive, a parte ovviamente i video, metto anche delle info, degli spoiler esclusivi solo per Telegram, quindi mi raccomando, andate su Telegram e iscrivetevi al canale. Quindi 14:00, 14:30, 20 sono i miei orari dei video, per chi non lo sapesse. Detto questo, posso rispondere alle vostre domande. Allora, me le sono salvate qua sul cellulare. Bene Stitch 2708, credo che bene sia per bene Detta, chiede hashtag il branco chiede: ti piace tanto Peschi, ci ritornerai ad agosto? Tornerò ad agosto, sì, perché è il posto dove sono sempre andata al mare sin da quando ero piccola. Andavo a Peschici, che è il posto di mare più bello secondo me del Gargano, perché è veramente bello quella zona lì di Peschici, anche se ci sono stati vari incendi sia di recente sia più forte ultimamente, 10 anni fa è stato, e che l'hanno un po' rovinata, però il fatto di mare è veramente bella. Eddie chiede, hashtag il branco chiede: hai mai pensato di cambiare il colore dei capelli? Domanda a caso, ciao. Sì, l'ho pensato e vorrei tuttora farlo. Vorrei farmeli azzurri, perché mi piace tanto il colore azzurro. I miei colori preferiti sono l'azzurro e l'arancione, e io vorrei fare i capelli azzurri perché mi piacerebbe tantissimo. Solo che purtroppo non è facile, sicuramente non è facile, anche se mi piacerebbe davvero tanto. Solo che avendo i capelli ricci potrebbe venire male, però giuro che lo farò ragazzi, lo farò, lo prometto. A proposito, se volete comparire anche voi nei prossimi video di hashtag il branco chiama, scrivete qui sotto nei commenti hashtag il branco chiede se volete farmi una domanda, e hashtag il branco chiama se invece volete un consiglio. Riccardo Emiro, hashtag il branco chiede: se dovessi scegliere tra il dono dell'invisibilità e quello del teletrasporto, quale sceglieresti? Sceglierei il dono. Non lo so. No raga, è difficile, perché sono entrambi 2 doni fantastici, secondo me sono strafighi come doni. E boh, forse sceglierei quello del teletrasporto. Sì, forse quello del teletrasporto, perché sarebbe molto comodo. Anche quello di invisibilità è figo, però quello del teletrasporto secondo me vince. Virtual Gamer, hashtag il branco chiede: hai mai avuto un amico omosessuale? Sì, ho avuto amici omosessuali e... niente, lo volevo dire anche perché ragazzi, volevo aprire questo piccolo argomento che... mi è caduto il telefono. Volevo dire che appunto alcuni ho letto a volte quando scherzavo con Martina sulla Kemun, oppure comunque scherzavo in genere sulle ship di questo tipo,
alcuni facevano domande un po' scomode dicendo: ah, oh, che schifo, state insieme. Allora, a parte che erano degli scherzi, ragazzi, ci si è sempre scherzato riguardo queste cose. Io sono una che scherza tanto su queste cose qui perché è divertente, ma appunto non ci sarebbe niente, niente di male. Io amici gay, conosco tanta gente omosessuale e c'è molta più di quanto credete. A volte voi non lo sapete nemmeno, ma anche voi probabilmente avete qualche amico gay, ma che non ve l'ha detto, perché in una società del genere a volte tanta gente ha paura di dirlo. Invece io conosco anche tante persone che l'hanno detto in giro, hanno fatto coming out e non c'è niente, niente, niente di strano. Quindi ragazzi, veramente, siamo nel 2017, evitate di fare commenti scomodi o altro. Come si dice? Love is love, ok? Jacqueline chiede: hai un portafortuna? Sì, ho dei portafortuna. In realtà, più che un portafortuna, è la mascotte che mi ha seguito nel canale da quando avevo 300 iscritti ed è tuttora la mascotte, perché il mio saluto dice: Jawi a tutti i lupi del tubo. Quindi tu, mio piccolo Jawi, aspettate che lo prendo, lo faccio conoscere magari ai nuovi iscritti che ancora non l'hanno visto. È lui, il mio piccolo portafortuna di questo canale. Vedete, abbiamo anche le orecchie simili. Io anch'io voglio le orecchie blu come te. Vabbè, comunque sì, è lui il mio piccolo portafortuna che praticamente mi ha accompagnato. L'avevo scelto così tanto perché era un lupo ed è il mio animale preferito ed è diventato il protagonista delle mie magliette e gli voglio davvero davvero tanto bene, perché è un pupazzo che ho comprato tanto tempo fa, ero in secondo superiore o addirittura in primo, forse in secondo, non mi ricordo bene. Comunque ci ho sempre tenuto tantissimo e anche il nome è molto molto carino, mi piaceva tantissimo il nome che gli avevo dato, Jawi, e adesso il suo nome è diventato il mio saluto, quindi lui è il mio piccolo portafortuna. Tutto ok? Sei arrivata? Ah, perché non mi hai scritto niente, ti ho scritto, non mi hai risposto, mi sono spaventata. Quando la tua migliore amica guida da poco e non ti dice che è arrivata, ti viene l'ansia. Su Instagram invece prendo consigli di hashtag il branco chiama. Francesca mi chiede: hashtag il branco chiama, ciao Charlie, io ho una migliore amica da più o meno 8 anni, però sinceramente non sopporto più. Non provo più l'affetto per lei che provavo una volta quando eravamo più piccole. Vorrei dirglielo, ma so già che se glielo dico lei si metterebbe a piangere e non mi parlerebbe più. Io vorrei solo chiarire e rimanere amica con lei. Che dovrei fare? Aiutami tu Charlie, ti voglio bene, mi saluto. Per favore, mi chiamo Francesca. Ciao Francesca, anch'io ti voglio bene. Quello che ti consiglio è di non, cioè, parlargliene di questa cosa, ma senza dirle io non provo più lo stesso affetto per te. Dirle semplicemente che siete cresciute, che magari adesso avete altri interessi, che avete altre voglie di fare, volete prendere strade diverse. E se vuoi rimanerle amica, semplicemente rimani amica, anche se l'affetto che provi per lei non è più lo stesso di prima. L'importante è comunque che ci sia affetto. Può non essere più la tua migliore amica perché magari adesso provi più affetto per qualcun altro, ma l'importante è sempre comunque l'affetto. Quindi non escluderla, anche se appunto l'affetto non è più lo stesso di prima, tu non escluderla mai, perché lei potrebbe appunto, se lei ti vuole ancora tanto bene, potrebbe rimanerci molto molto male. Semplicemente continua a esserle amica e falle capire con i tuoi gesti, con le tue parole, senza essere brusca, che le vostre strade si stanno piano piano dividendo, ma non per questo non le vuoi più bene. Maria Rita scrive: hashtag il branco chiamo, io sono una persona molto timida e gentile, per questo aiuto molto le mie amiche, per esempio nei compiti in classe oppure facendogli compagnia. A giugno io ho fatto gli esami di terza media, quando finivo il pomeriggio uscivo con la mia amica a mangiare perché lei era a casa da sola e la volevo aiutare, intanto io perdevo tempo perché potevo studiare. Ho passato tutto fine giugno e inizio di luglio senza uscire di casa e guardando le storie di Instagram delle mie amiche che si divertivano insieme e nessuno mi invitava, ma questa mia amica in quei giorni faceva il compleanno e ho scoperto che lei ha fatto la festa senza invitarmi da tutto quello che ho fatto. Cosa ho che non va? Devo comportarmi in modo diverso? Ti adoro, ciao da Maria Rita. Ciao Maria Rita, e anch'io ti voglio bene, anch'io ti adoro. Il tuo problema è molto comune, succede molto molto spesso che aiuti qualcuno, gli tieni compagnia, ma quel qualcuno non ricambia il favore. A volte sono persone che se ne approfittano. Purtroppo no, non è colpa tua, tu devi essere sempre te stessa, tu sei gentile, dolce, simpatica, è importante che tu sia te stessa, con i tuoi pregi e con i tuoi difetti. Non è colpa tua se loro non ti hanno invitato, semplicemente sono loro che non si sono rese conto di che cosa hanno perso. Non puoi farci nulla, nel senso che non puoi costringere delle persone a volerti, però puoi andartene tu e trovarti delle persone migliori, che è sempre molto meglio. Se qualcuno non ti vuole è perché non ti merita, semplicemente. E tu, se sei così dolce e gentile, dovresti regalare questo affetto e questa gentilezza a chi invece se lo merita e a chi ti vuole davvero bene. Ormai tanto la terza media è finita, comincerai le superiori e troverai tanta tanta gente che ti vuole bene. Io anche alle medie ero tanto presa in giro, poi ho cambiato classe, poi sono andata alle superiori ed è stato tutto diverso. Non dico che lì non sarà difficile, anche lì troverai probabilmente, ma non è sicuro, delle difficoltà,
però si possono superare perché siamo piccoli ancora, anch'io adesso, anche se ho 20 anni, sono ancora piccola, c'è tanto ancora da vedere e non soffermarti su quelle persone immature che fanno così alle medie o alle superiori, invece concentrati sulle persone mature che ti vogliono davvero bene. Quindi ragazzi, questo era hashtag il branco chiama, mi raccomando lasciate tanti like, tanti commenti se volete ancora una rubrica del genere, non so quando la porterò quando avrò voglia di parlarvi e di parlare con voi, quindi molto spesso credo perché io ho sempre voglia di parlare con voi. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, lo dice anche Jawi. Ciao a tutti ragazzi!